Non è la prima volta che ascoltiamo dure prese di posizione e polemiche sullo scarso rispetto dell'istituto del referendum, massima espressione di democrazia. Nel nostro paese troppo spesso accade che venga denunciato come siano assunte decisioni che sono in palese violazione della volontà popolare. Il caso che oggi proponiamo riguarda la tariffa dell'acqua, che il 28 dicembre scorso è stata deliberata dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. Di cosa si tratti esattamente lo spiega Elisabetta Vespasiani, che rappresenta il movimento Acqua Bene Comune, protagonista di una manifestazione di protesta svoltasi a Pescara in Piazza Italia. L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha prodotto un nuovo metodo tariffario, transitorio, quindi si parla di un paio di anni che dura, per coprire il vuoto vacante del post referendum. Ora, noi nel referendum, come vedete in questa scheda, abbiamo votato sì per eliminare la remunerazione del capitale. Questo nuovo metodo tariffario transitorio reinserisce la remunerazione del capitale sotto il nome di onere finanziario. Assolutamente vogliamo informare i cittadini e vogliamo far sentire il nostro peso. Infatti questa iniziativa non sarà solo qui, ma sarà in molte altre piazze italiane, perché siamo un forum italiano dei movimenti per l'acqua che sta continuando a lottare perché la democrazia nel nostro paese è stata schiacciata, e lo possiamo vedere benissimo dall'esito del referendum che non è stato rispettato. Oltre ad ignorare totalmente quanto deciso dagli italiani nel referendum, questa tariffa transitoria presenta un altro aspetto negativo. Queste tariffe sono addirittura retroattive, cosa che ovviamente per la logica comune non può essere, perché non posso applicare delle tariffe che faccio adesso a un periodo che sarebbe quello dopo il referendum. Quindi diciamo con forza che questo nome, che devono ascoltare le nostre osservazioni, quindi le osservazioni fatte dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua sul metodo tariffario transitorio. E con questo informiamo tutti i cittadini di quello che sta succedendo.